e si intitola Gli scrittori stranieri raccontano Roma ed è un libro che ricostruisce in modo appassionante il rapporto di artisti ed intellettuali con la città eterna. Gianni Maritati. La Roma dell'Ottocento, raccontata in tanti indimenticabili film da Luigi Magni. La Roma che per scrittori e intellettuali era una tappa obbligata, anzi il culmine del tradizionale viaggio in Italia, come ci ricorda la mostra romana Visioni del Grand Tour dall'Ermitage, ospitata a San Salvatore in Lauro. La città eterna diventava ispiratrice di romanzi, poesie e reportage. Un viaggio nel tempo che possiamo ripercorrere ora grazie all'antologia di saggi curata da Sergio Campailla per la Newton Compton e presentata nella sede della provincia di Roma. Titolo: Gli scrittori stranieri raccontano Roma. E lo fanno esprimendo ciascuno la propria sensibilità e la propria cultura. Gli americani e gli inglesi protestanti reagiscono alla visione di Roma papalina in un certo modo. Zola pronuncia un vero j'accuse dopo la unificazione politica e la presa di Roma. Gogol addirittura vede in Roma il paradiso terrestre e dice che a Pietroburgo ci sono le anime morte e a Roma ci sono le anime vive. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo...